And the show must go on, show must go on. Che mi stai facendo ricordare? Aspetta, di chi è questa canzone? Me lo ricordo, non me lo dire. Di Milva. La pantera di Sì. Gono. Bella, come ti è venuta? Venuta perché stavo ascoltando proprio l'altro giorno questo album, che in realtà è uno dei miei album preferiti, però non ascoltavo da un po' di tempo e mi sono reso conto che è veramente una cosa che andrebbe proprio riscoperta. Era un album di Milva che aveva una particolarità. Era Era tutto scritto e scritto prodotto da chi? da Giorgio Giorgio Faletti. Faletti, certo, come no. In territorio Nemico. nemico. Questo Bellissimo anche il album, titolo. sì, in realtà è veramente una poesia questo disco, perché ci sono arrangiamenti molto minimal, sono 10 brani, 10 storie, con 10 temi che sono proprio questi territori nemici che l'essere umano affronta nel corso della sua vita. Cioè, sarebbero praticamente l'opposto della nostra comfort zone, delle zone in cui tu ti avventuri e che sono dei territori nemici, appunto, fino a che tu non li scopri e li indaghi. Una canzone che mi colpì moltissimo, che parlava, se non ricordo male, di un cecchino. Ho tre sigarette davanti a Bravo, tre me. sigarette. Sì, era E un altro colpo nel fucile. quest'uomo appostato È la storia di uno in... studente universitario diventato cecchino che nascondeva ai genitori questa sua seconda vita. Ed è bellissimo perché alla fine c'è l'ultima parte del testo. Il primo a cui ho sparato giace accanto a me, nel senso che lui è morto il giorno che ha ucciso il primo uomo. Sono testi molto comprensibili, però intensi, intensi. Ecco, forse la parola che userei è quella. Esatto, e poi tutto è reso ancora più intenso dalla voce di Milva, che chiaramente è una voce che si presta molto a interpretare delle storie. Infatti, nella sua carriera lei ha fatto degli interi dischi monografici proprio su vari artisti. Ha interpretato le poesie della Merini, poi ha fatto anche, vabbè, le canzoni di Brecht, ovviamente. E poi ha interpretato anche Brel, Jacques Brel. Tanto che in questo album c'è una canzone che si chiama Maledetto. Lei dice: quando non vivi, che fai? Maledetto, così. E ricorda un po' queste canzoni di Jacques Brel, Amori struggenti, un po' che cantava anche Patti Pravo, questi artisti un po' degli anni 70, no? Tra l'altro, la canzone con la quale abbiamo cominciato questo viaggio nella memoria era The Show Must Go On, che parla degli artisti falliti, no? Sì. Ma Parla di tutti quelli che non ce l'hanno fatta, non gli artisti famosi che a un certo punto diventano famosi e assaporano tutto il piacere di essere famosi, ma di quelli che invece non ce la fanno a diventare famosi. E pensa che Faletti, infatti si sentiva un in realtà artista fallito. Faletti scrisse questa canzone per questa ragione, perché si sentiva per tanto tempo della sua carriera, anche quando era già famoso, Nonostante appunto fosse un artista molto conosciuto, ma però si non era sentiva. conosciuto per i motivi per cui Lui lui voleva avrebbe diventare uno voluto. scrittore, la sua vocazione era quella di essere scrittore, ecco, mettiamola così. E quindi il fatto di essere diventato famoso, ma per altre ragioni, nonostante il successo, lo poneva di fronte a se stesso come un fallito. In realtà poi, quando questa canzone uscì, lui era già diventato famosissimo anche come scrittore. Sempre però, sai, con quel suo stile che comunque era poetico ma comprensibile. A me piace molto come dire, la poesia della semplicità, cioè delle parole semplici, ma non banali. Cioè, questa è la cosa che mi piace di Faletti. Poi, vabbè, io non sono un grande lettore di gialli, perché lui scriveva gialli, Io ne ho no? letto un paio, ho letto una raccolta. Però diciamo che a livello invece musicale l'ho seguito molto come autore, perché poi era un altro come Ruggeri, ad esempio, che sapeva scrivere per le donne, Di perché è quanti riuscito autori sono riusciti, quanti pochi autori sono riusciti a a cogliere raccontare le veramente le donne donne, non con un raccontare. punto di vista maschile, ma un punto di vista femminile, e in questo senso lui è stato veramente un grande. Infatti c'è una canzone non cantata da Milva, ma da Giola Pochissimo Cinquetti, conosciuta e sottovalutatissima. sottovalutatissima, perché sai, Giola Cinquetti è un altro di quei personaggi che tutti ricordano per Non ho l'età, Cioè, bla bla. solo per quello. Giovane vecchio cuore, che parla di una Bellissimo. donna superati 40, forse anche qualcosa di più, che fa una riflessione sulla sua vita. Forse sarò così, una donna sola in qualche ristorante,
Io che ne ho amati pochi e conosciuti tanti. Perché sai, poi nel circo di Sanremo queste canzoni un po' si perdono a volte, sì, no? Beh, a volte il personaggio paga il suo essere famoso solo per determinate cose, no? Quello che è un po' un rischio comune a tutti quanti noi esseri umani, cioè quello di essere intrappolati in un cliché, mm-hmm, e non riuscire più a venirne fuori se non con molta fatica. Ancora oggi, se chiedi a 4 persone su 10 voglio essere buono, ti diranno Faletti, quello di Drive-In. Diciamo che lui è riuscito un po' a riscattarsi. Tra l'altro lui ha definito la sua carriera un'anomalia. Vorrei che fosse da esempio per altre persone, nel senso, se tu ci pensi, anche la nostra carriera è un'anomalia a tutti gli effetti. Ma non mi dire. Ma non solo per quello che facciamo, ma per le cose che abbiamo fatto e per come si è evoluto il nostro percorso, no? L'anomalia è una bella parabola, mi piace. Tra l'altro anomalia è una bella parola. Assolutamente sì. C'è anche un film bellissimo che si chiama Anomalisa, ma magari ne parliamo un'altra volta. Ma quante cose dobbiamo parlare? Tra l'altro Faletti ha descritto benissimo questo rapporto con Milva in un booklet dell'album, mm-hmm, proprio. E guarda, adesso ho fatto una piccola ricerca grazie a Google. Scrivere una canzone significa ogni volta cercare di diventare un'altra persona. Una persona che ama, che ride, che soffre. Una persona che cade o una persona che vola. Una persona che in qualche luogo esiste o non esiste in nessun luogo. Con la sola e grande soddisfazione di avere nella bocca e sotto le dita una melodia e delle parole che prima erano perse da qualche parte e adesso sono emozioni pronte per ogni tipo di viaggio. Poi, se si è fortunati, un artista la prende e le porta con sé per rinnovare ogni volta la grande magia dello spettacolo che, come nella vita che rappresenta, ad ogni costo deve continuare. Infine, se si è molto fortunati, quell'artista è Milva. Bellissima questa dichiarazione di amore artistico. Mm-hmm. Beh, vedi, questo ancora di più ci fa capire come nessuno debba essere inscatolato in dei cliché, che sia un artista o un essere umano qualunque. Anzi, ognuno di noi deve essere curioso, secondo me, degli altri e lasciare che gli altri si esprimano come credono, anche se queste forme cambiano nel tempo, no? Non essere sclerotizzati. Quindi ci andiamo a riascoltare In territorio nemico di Milva? Ti dirò di più, secondo me ci possiamo anche fare un appuntamento per Drug Culture, il nostro vlog per Rewriters. Beh, non siamo dei critici musicali, ma in fondo tu non sei neanche quella biondo mozzafiato che fai finta di essere. E tu nemmeno una rossa, allora, se per questo. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Drug the Culture.